Perciò vediamo in Genesi dove viene raccontata la storia, no? La storia di Melchisedec che incontra Abramo. Allora, vediamo un po'. Quando, eccolo qua. C'era il discorso del re di Sodoma, no? Sappiamo. Capitolo. Allora, 14. Genesi 14. Doveva incontrarsi con il re di Sodoma, però diciamo non è questo il punto. Vogliamo solo vedere l'incontro di Melchisedec, del re e sacerdote, con Abramo. Allora, capitolo 14, leggiamo questi pochi versetti. Allora, dal versetto 18. Allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. E benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Adesso andiamo negli Ebrei, ci viene dato un Ebrei nel capitolo 7 ci viene dato un altro indizio che è fondamentale per capire il perché Gesù è identificato a Melchisedec si vede magari generalmente soltanto il significato della stirpe, no? Che Melchisedec non era della stirpe dei Leviti. Allora, Ebrei nel capitolo 7, un indizio importante che, da cui il sacerdozio di Cristo, ecco, si aggancia, e per cui il sacerdozio di Cristo si aggancia al sacerdozio di Melchisedec. E lo vediamo qua, allora, capitolo 7 degli Ebrei, dal verso 1 dice: infatti questo Melchisedec re di Salem e sacerdote dell'Iddio Altissimo andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Adesso saltate, andate al verso 9, dice, no aspetta, sì, il verso 10, scusate. Egli infatti si trovava ancora nei lombi del padre quando Melchisedec gli andò incontro, parlando di Levi. Avete fatto caso? Andò incontro ad Abramo. Vogliamo pregare un attimo? Padre Celeste, vogliamo onorare la tua parola e vogliamo ascoltarla, Signore, vogliamo farla scorrere come l'acqua, come i ruscelli di acque vive nei nostri cuori, Signore. Illumina il nostro spirito e prendi potere, sovranità, controllo in questo luogo, Signore, perché i tuoi angeli possano essere qua, o Signore, aiutandoci, o Signore, ad amministrare, Signore, questo servizio, affinché possa esserti gradito e che possiamo, Signore, percepire ogni cosa, ogni segnale da parte tua, o Signore, perché il nostro sguardo, il nostro spirito è, o Signore, volto verso di te, verso la tua faccia. Stiamo cercando il tuo volto, Signore, preghiamo come il salmista, fallo risplendere per la nostra salvezza, Signore. O Padre Celeste, illumina la tua parola, metti ordine in ogni cosa, affinché, o Signore, essa possa diventare un raggio di luce per le anime nostre, Signore. Affinché ogni area della nostra anima possa ricevere la tua redenzione. O oh, Signore, essere ricondotti a te, Signore, nella giusta forma, Signore, e per prendere la tua forma. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, sgridiamo il nemico ad allontanarsi da questo luogo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia.
Perciò l'indizio che io dicevo è questo. Melchisedec andò incontro ad Abramo, cioè non fu Abramo ad andare incontro a Melchisedec, ma praticamente ci fu, era un incontro, perché erano, uno andava verso una direzione, uno andava verso l'altra, quindi opposta, per incontrarsi. Ma il discorso è che questo incontro nasce non grazie ad Abramo, ma nasce grazie a questo tipo di sacerdozio. Cioè significa, è il sacerdozio che è andato incontro ad Abramo, non Abramo verso il sacerdozio. È il sacerdozio, cioè Dio ha mandato il sacerdote, il sommo sacerdote, verso il bisognoso. Difatti Abramo aveva vinto, ma era bisognoso. Perché lui era, per così dire, stava in bilico sul filo della, chiamiamola, non so se dire dell'orgoglio, ma sapete, era in pericolo, cioè di darsi il merito della vittoria. Difatti, se notate le parole di Melchisedec, egli non faceva altro che dire: benedetto sia l'Iddio Altissimo che ti ha benedetto. E poi dice ancora: benedetto sia l'Iddio Altissimo, Altissimo, no? Dice che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. Abramo, non sei tu che hai vinto. Tu devi capire, Abramo, cioè Abramo l'uomo deve capire che non vince mai. L'uomo deve capire che se vince è per grazia di Dio. E allora Dio ha mandato questo sacerdozio per l'uomo bisognoso, per riscattarlo. Perché sennò l'uomo prende le cose di Dio per sé e ne fa onore per se stesso. Questo è il pericolo nostro. Ecco il perché abbiamo parlato dei ladri, che il regno di Dio subisce violenza perché dice: sono i violenti che se ne impadroniscono. Perché sono i violenti che se ne impadroniscono? Perché è l'uomo che non accetta la redenzione di Dio, cioè non accetta di dare al Signore i meriti. Io, Signore, non sono nulla, me ne rendo conto, ho fatto anche grandi cose, ma è solo per tua grazia. E allora io te lo ritorno: Abramo diede la decima di ogni cosa a questo sacerdote, al sommo sacerdote. Gli diede la decima di ogni cosa, cioè significa: non c'è una cosa mia che è merito mio, e io ti do, ti riconosco la tua parte, il tuo merito, attraverso questo gesto. Vedete, ma siccome non sono queste, per adesso rappresentano argomenti di sponda, ma il centro è questo, cioè che Melchisedec è apparso sulla via di Abramo, così come Cristo è apparso sulla via del peccatore, e Dio ha mandato Cristo, egli è venuto in forma umana come sommo sacerdote, come propiziazione per i nostri peccati, ed è Lui che è venuto incontro a noi. Non siamo noi che siamo andati incontro a Lui. Ma questo vuol dire tantissimo, perché è proprio su questa base che Gesù viene, questo ci deve essere rivelato, perché se non ci viene rivelato, allora noi vedremo sempre l'interpretazione, definiamola teologica, quella che oggi come oggi è ufficiale, cioè Gesù è secondo, non è secondo l'ordine di Aronne, ma è secondo l'ordine di Melchisedec. Cioè perché? Perché Melchisedec non era dell'ordine dei Leviti, della discendenza dei Leviti. Vedremo solo questo, capite? Ma in realtà questo non è tanto per la Chiesa, e per gli ebrei, sono gli ebrei che devono capire che Cristo non è venuto per la discendenza di Levi, cioè se ci pensiamo bene, ma la sposa, la chiesa, tutta i nati di nuovo devono capire che il sacerdozio, questo è, quindi è più per noi, diciamo, no? Più per la chiesa, i nati di nuovo e anche la sposa soprattutto, che praticamente è il sacerdozio che è venuto a noi nell'ambito della nuova dispensazione. Perché dico questo? Secondo l'ordine di Aronne, è il sacerdozio di Aronne, com'era? Era forse Aronne che andava dal peccatore? No, era il peccatore che doveva portare il suo peso.
Era il peccatore che doveva andare lì per confessare il peccato e portarsi le colombe, l'agnello, gli animali per sacrificarlo. E il sacerdote era fermo là perché era santo. E quindi era il peccatore che doveva farsi, per così dire, carico di questo cammino. Vedete là che c'è una differenza? Il sacerdozio di Aaron è là, fermo là. E sei tu peccatore che, se vuoi riconciliarti con Dio, vai lì e porti tu, frutto delle tue, del tuo lavoro, vedete? Ecco l'agnello, la colomba o piuttosto quello che era. Lo portavi lì da lui e lui faceva l'espiazione. Invece nel caso di Melchisedec, ecco, capite l'ordine di Melchisedec, l'ordine, cioè significa che è lui, in questo caso, che è venuto ad Abramo, così come Gesù è venuto lui a portare il sacrificio stesso, lui sommo sacerdote, lui sacrificio, lui che si sacrifica per te. Ora, adesso non sei più tu che devi portare il sacrificio, vedete? Il sacrificio è Dio che te lo ha dato a te. Ti ha dato il sommo sacerdote, che anche egli stesso è sacrificio. Egli te l'ha portato. E quindi questo significa tantissime altre cose. Ma siccome vorrei seguire una linea di pensiero sulla giustificazione, guardate che cosa significa il nome di Melchisedec. Dice nel versetto 2. Dice, in lui Abramo diede anche la decima, a lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa, fate attenzione, innanzitutto. Cosa vuol dire innanzitutto? Vuol dire prima di ogni altra cosa, significa re di giustizia. E poi anche re di pace. Giustizia e pace. Adesso entriamo di più nel soggetto, andiamo in Romani, nel capitolo 5, e vediamo l'ordine di Dio nella o attraverso la giustificazione per fede. Romani 5, capitolo 1, verso famosissimo, conosciuto da tutti, soprattutto nell'ambito della salvezza. Dice, allora, giustificati, giustizia. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace. Allora, giustizia e pace. Vedete il concetto? Presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, cioè per mezzo di colui che rappresentava, cioè, la figura di Melchisedec. Per mezzo di lui è il nostro Melchisedec, cioè lui è il nostro propiziatore, è lui che ci ha portato il sacrificio, noi non avevamo niente da offrire, niente, completamente. E allora il Signore cosa ha detto? E io sono venuto, com'è che dice? Nel rotolo del libro è scritto, Signore, io vengo, mi offro per fare la tua volontà. Ecco, lui è il sacrificio. Noi non potevamo offrire niente che a Dio poteva piacere. Ecco il perché in tutta la lettera degli Ebrei ci dice che lui, essendo entrato nel tabernacolo, un tabernacolo che non è fatto da mano d'uomo, quindi nessuno poteva entrare, vedete anche questo discorso, nessuno poteva entrare, lui è entrato e che cos'è che ha fatto? Ha fatto un'espiazione per noi. Lui è entrato in questo santuario, si è offerto e ha acquistato, cioè ha piaciuto a Dio, è piaciuto a Dio questo sacrificio, e dice quindi chi crede in lui, cosa succede? Egli può purificare la nostra mala coscienza, la può purificare, come dire, perché? Ma perché questo? Vedete che noi non c'entriamo niente? Cioè perché è Cristo, cioè Dio stesso, attraverso Gesù il sacrificio, ok? Ha fatto ciò che egli gli è piaciuto. Quindi io non ho niente da offrire, non avevo niente da offrire. E Dio ha pensato anche a questo, cioè ha pensato alla strada per poter andare a lui e al sacrificio per potermi riconciliare con lui. Ha pensato a tutto. Noi dobbiamo semplicemente
incamminarci, come anche dice sempre nella lettera agli ebrei, magari ve lo leggo io, così evita dopo, tanto ve li posso anche dare i versi, giusto? Magari così per fare più sbrigativo. Nel capitolo 10, nel verso 19 dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Cristo, e notate che è la via recente e vivente. Lui è una via, Gesù aveva detto: io sono la via, giusto? E allora uno dice: vabbè, Gesù è la via, ok, ok, ok. Ma in che senso? Che è la parola di Dio, ma qua sta dicendo che egli è la via vivente. E noi calpestiamo, stiamo calpestando, capite? Perché cos'è una via? È una strada, giusto? Cosa fai tu su una via? La pesti, no? Tu è grazie al fatto che calpesti quella via che cammini e che puoi arrivare dove puoi arrivare. Noi non abbiamo mai ringraziato una strada, perché l'abbiamo pestata continuamente. Non abbiamo detto grazie che tu ti sei fatta pestare e mi hai dato modo di arrivare dove, alla mia destinazione, vero? Ma pensate, questa è una via vivente. Ecco il perché il Signore ci dice: non contristate lo Spirito Santo. Perché nel modo in cui tu puoi camminare, ok, puoi fargli male. Lo pesti malamente. Vedete? Ma pestalo nel modo giusto, cioè nel senso, pestare significa semplicemente incamminati, e perché Dio ha preso questo carico, egli non ha preso diciamo la volontà della tua disubbidienza, lui non ha preso quello, lui ha preso i tuoi peccati, e se tu diciamo non li desideri, cioè che tu vuoi, desideri veramente vivere e amare il Signore, allora Dio si fa carico delle cose. Ma se tu lo contristi, questo non è a carico di Dio, scusa, per questo dice non contristarlo. Lui ti perdona, ma capite che il perdono è qualche cosa di alternativo, cioè significa è qualche cosa che va a rimediare. Mentre invece dal punto di vista del cammino, egli si fa pestare, ma in che senso? Dio si è fatto uomo e quindi si è fatto sacrificare, si è fatto sacrificare non perché noi lo dobbiamo poi schernire di nuovo, ma perché dobbiamo incamminarci in quel sacrificio e ringraziare Dio che è una via vivente. Recente, non è recente nel senso, recente significa nuova, difatti altre traduzioni dicono è la via nuova e vivente, cioè non più come il Vecchio Testamento, quindi non più secondo l'ordine levitico, noi non ci aspettiamo un sacerdote levitico, a noi è arrivato, è venuto a noi il sacerdote, il sacrificio è venuto a noi. Quindi noi non dobbiamo andare più da nessuna parte. Noi dobbiamo semplicemente fare come Abramo. Melchisedec diede anche che cosa? Il pane, il vino. Ha presentato anche questo. Il modo di poterci relazionare con lui. Il modo di poter mangiare con lui. Che significa avere un dialogo. E poi dopo vediamo un versetto molto bello. Egli è la via, egli ha aperto questa via come attraverso la giustificazione per fede. Quella è la via, non c'è un'altra via. Perché? Perché se vai fuori da questa via, ricordatelo bene, sei tu che ti devi andare a cercare qualcosa e che è un surrogato da presentare a Dio. Dici perché? Perché Gesù lo ha già presentato a te. Quindi dove vuoi stare? Vuoi incamminarti in questa via nuova, cioè in questo nuovo aspetto, in questa nuova dispensazione, dove vi è un nuovo sacerdozio, un nuovo sacrificio che è venuto a te, te l'ha dato, quindi tu puoi camminare in questa via, oppure cerchi un surrogato, andare a Dio attraverso qualche altra cosa. Quindi giustificati per fede. Notate il verbo, abbiamo, tempo presente, non dice avremo, abbiamo pace con Dio. Ma dici, ma allora io sono giusto? No, non sei giusto, sei giustificato. Giustificato è l'azione, giusto è l'essere.
Quindi tu sei giustificato, ricordatelo. Lo scopo della giustificazione è perché tu possa, lo dice, riconciliarti a Dio. Cioè Dio non ti vede più un nemico. Sei riconciliato. Ecco il perché non sei perfetto, ecco il perché non sei giusto. È che un altro ha pagato per te e ha compiuto ogni cosa. E difatti anche Gesù davanti a Giovanni ha detto lascia fare. Vedete? Non fare tu, lascia fare. Affinché ogni giustizia sia compiuta. Cosa vuol dire questo? Che tu non hai niente da compiere se non di incamminarti in questa via. Perché? Perché è la via attraverso la quale Cristo, diciamo lo Spirito Santo, Cristo, ok, vuole esprimersi attraverso di te. Se tu cammini in quella, e Dio si esprime attraverso di te e arriva al mondo. Vedete? Arriva a tutti quanti, attraverso di te, di me, così, e si allarga. È Cristo che fa questo. Vedete? E noi diventiamo a nostra volta la sua via. Difatti molti possono venire a lui per mezzo nostro. Ecco il perché anche noi dobbiamo imparare da lui, saperci fare calpestare. Perché se noi non ci facciamo calpestare, è Dio che ci deve dare il senso di questi concetti, ok? Perché se no, se ci mettiamo lì con la nostra testa, cioè è Dio che ci deve dare la visione di questo, il senso. Lasciarsi calpestare, che significa appunto essere aperti, essere attivi, è come dire sapere sopportare, no? Perché? Perché se non facciamo questo, noi dimostriamo che non vogliamo sporcarci le mani con il bisognoso. E il bisognoso è sporco. E se quella sporcizia non si fa carico a qualcuno, come Gesù ha fatto con noi, chi lo farà? Lo farà il diavolo? No, per quella sporcizia lo farà morire il diavolo. Ma c'è qualcuno che vuole prendersi, vedete, i peccati, il carico, la sporcizia, per fare uno scambio. E questo scambio è il potere di lasciar passare colui che è l'innocente, lo fai passare attraverso di te e va, e finalmente lui ti utilizza come via per arrivare al bisogno e riscattarlo, redimerlo e fare l'opera del sacerdozio, portargli pane e vino, vedete, e lo rigenera. Ma Dio sa che ha bisogno di qualcuno come lui, vedete, che si sappia fare anche calpestare. Dice sopportate qualche torto, dice Paolo. Ecco il perché Gesù dice, se uno ti dà uno schiavo, questo è lo scopo, è questo. Lo scopo è, non respingete le persone, come ha fatto Israele, sono cani, noi abbiamo la legge, invece loro sono peccaminosi, loro devono stare lontani da noi. E come gli arriva la giustizia di Dio? E allora tu, cos'è? Perché c'hai una bella faccia che il Signore ti ha scelto, tu sei come loro, è Dio che ti ha scelto. Anche in questo, vedete, è Dio che ha scelto Israele. Israele se n'è vantato. E noi non dobbiamo vantarci, non dobbiamo avere paura di sporcarci le mani con gli altri. Vedete? È molto importante. Quindi giustificati significa che praticamente al posto nostro un altro ha pagato il debito. Quindi Dio come giudice non mi vede più colpevole e allora mi gradisce, mi accetta. Ma mi accetta in che, per fare cosa? Ci mi dà l'opportunità di incamminarmi in quella via nuova e vivente. Perché? Perché quella via, sapete da dove passa? Passa da un processo particolare che nella scrittura è chiamata la cava. Ve lo ricordate l'Antico Testamento quando il Tempio è stato edificato? Come veniva edificato? Le pietre non venivano lavorate là, dove era il luogo, sul Monte Moria. Non è lì che venivano lavorate le pietre. Dice, lo farei con pietre squadrate, ma le colpirai con martello e punteruolo nella cava. Lì il materiale grezzo viene rimpicciolito e viene presa la forma e poi silenziosamente deve essere portata lì nel tempio e deve essere solo posta, appoggiata, senza fare rumore. Nella casa di Dio non c'è rumore. Vedete?
una persona che è l'uomo spirituale, forse il nato di nuovo non ancora, ma l'uomo spirituale odia il rumore di per sé, perché il rumore è una dissonanza, è una frequenza sbagliata. Rumore significa disubbidienza, perché per agitazione, capite? I demoni fanno rumore, invece Dio è ordine, pace, serenità, questo è Dio, vedete? E infonde anche questo quando lui parla. Ecco il perché io non sono tanto d'accordo su quei predicatori che hanno l'abitudine di parlare sempre gridando. No, non è qualche cosa, c'è molto ancora di umano in queste cose. Ci sono delle infiammate, ma che sia, lasciatele così, cioè lasciatele come esse vengono. Cioè non, perché vedete, quando una persona gli è dato modo di parlare, questo è come se cavalcasse su tanti cavalli, e aumenta il rumore, cioè si sente libero, si sente, come dire, anche abituato. Perché? Perché ha la possibilità di farlo. Ma l'uomo spirituale, sapete cosa fa? Non gli interessa se davanti a sé c'ha un mare di persone, uno stadio o due o tre. Il suo sguardo è rivolto verso uno. E il comandamento del Padre, diceva Gesù, è che io oda il come e il che cosa devo dire. Cosa dire, quindi le parole, cosa di il messaggio, e anche come dirlo. Ecco il perché. Io non credo che Dio è agitato. Io non credo che in Dio c'è rumore. Credo che il rumore è nel diavolo. Il diavolo ha messo frastuono. Il diavolo mette disordine. Ma Dio mette ordine. Vedete, mette le cose nella giusta frequenza. Ecco il perché dice la parola, com'è che? La parola calma, non so, la parola dolce, calma l'ira. Vedete? Perciò, quando siamo incamminati nella via nuova e vivente, questa via che è vivente, quindi non è semplicemente un percorso predefinito, che tu sai che devi andare di là, no, no, è vivente. La via ti aiuta, la via ti trasforma, la via è una cava. E tu in questo passaggio passi e vieni scalpellato. La mazzetta dice che la parola di Dio, quando Dio parlò a Geremia, dice: non è forse come un martello che spezza il sasso, la tua testa dura, il tuo cuore indurito, il cuore insanabile? Dio lo colpisce col punteruolo e con la mazzetta. Ci sono tanti riferimenti nelle scritture, vedete? E colpisce questa massa enorme che è stata tratta dalla montagna, cioè il mondo, viene spaccata. Ok, viene divisa dalla dinamite di Dio, le prove, le circostanze, la forza di Dio che ti stacca dalla massa, ti isola, ti fa entrare in questa cava e tu entri come una massa informe, vuote, un mostro. Tu entri come un mostro fra le mani di Dio, un mostro, cioè pieno di bestie feroci dentro di te. Sapete questo? E poi cosa fa? Se tu accetti, Dio subito ti vede giusto. Cioè, ti rendi conto? E sei riconciliato a Dio. Ma sei riconciliato a Dio per fare che cosa? Tu non puoi dire che sei giusto. Tu sei giusto perché un altro ha pagato per te. Attenzione! In Cristo siamo seduti nei luoghi celesti. Amen. In Cristo. Sai cosa vuol dire in Cristo? Vuol dire ancora non in te. Significa in Lui, non in te. Non sei tu che, ma è Lui che è là. E tu puoi arrivare là se ti incammini in questa via vivente. È questa via che, essendo viva, ti conduce, ti lavora, ti disciplina, ti porta. E tu vieni trasformato nella cava. E quando la scrittura... E questa è la via della purificazione. E in questa via, in questo meccanismo, fratelli, che questo argomento è forse il più meraviglioso che Dio ci ha dato, che ci deve dare la grazia di entrare, di spiegarlo sempre meglio, che è da lì che viene fuori, arrivato a un certo punto, quella che noi chiamiamo la nuova nascita. È da lì che viene fuori il battesimo con lo Spirito.
cammina in questa via e tu dentro questa via trovi tutto l'equipaggiamento che Dio ti richiede da te. Lo trovi là, in una via nuova, quindi nuovo sacerdozio. È Lui che ti ha portato tutto l'equipaggio, il kit che a te serve per poterti, rivestire, per poter poi ubbidire a Dio. Noi parliamo dell'ubbidienza, dobbiamo ubbidire, ma capite che il linguaggio biblico, quando parla dell'ubbidienza, non parla l'ubbidienza ai comandi, parla di ubbidire alla voce di Dio. Cioè questa ubbidienza, questo nostro entrare in preghiera e cercare di ascoltare Dio per stare in questo tipo di ubbidienza. Allora poi perverremo ad ubbidire a questo, a quello, a quell'altro, a quell'altra cosa, a quest'altro comando, capite? Perché si può ubbidire anche senza avere ascoltato Dio. Per timore degli altri, per esempio. Quante volte, ma anche nella scrittura, abbiamo fatto le cose per riconoscenza, perché sapete, eravamo insieme agli altri, si è ubbidito a Dio per questi motivi. Motivi positivi, va bene, ma non sono quelli che ti trasformano. Quando si parla di ubbidire, vedete nell'Antico Testamento, parla di due cose, l'avevamo detto anche di Abramo. Abramo ha ubbidito ai statuti, cioè significa alle cose scritte, alle cose decretate, quelle che Dio ha già stabilito, e alla sua voce. È da lì che viene l'ubbidienza. Ecco il perché Paolo diceva: noi predichiamo sapienza a quelli che sono maturi. Cosa vuol dire maturi? A quelli che hanno capito come devono rapportarsi con Dio. Allora quello io gli posso dire, perché quando io dico: sei sorella, sei fratello, su questa cosa, ecco, sono tutte cose isolate, cose, su questa cosa sarebbe meglio, sarebbe opportuno, perché vedi, la Bibbia dice anche questo, no? Cioè mettere a posto anche questo. Io quando parlo così, e so che sto parlando a una persona che è in sintonia con la voce di Dio, io sto appoggiando un precetto, lo sto appoggiando su questo valore, quindi sto edificando su un'esperienza che il fratello o la sorella già sta facendo, e allora quella parola che io gli sto dicendo va a finire nel posto giusto. Molti non sono ancora entrati in questo collegamento con la voce di Dio e fanno esperienze, per così dire, a livello sensitivo, non so se è giusto dire così. Sensazioni, sapete, brividi di qua e brividi, ho sentito la voce udibile, ho avuto sta visione, va bene, tutte cose, tutte benedizioni, unzioni che possono dire, ma tu devi stare in contatto con la voce di Dio. La voce di Dio deve risuonare dentro di te. E l'ubbidienza, cioè significa l'attitudine ad ascoltarlo, è l'ubbidienza che Dio gradisce. E attraverso quella ubbidienza è la base per poi dopo Dio interviene anche attraverso i fratelli, per magari per farti anche un rimprovero, se vogliamo, oppure darti una esortazione, e tu cosa fai? Aggiungi. Però dove lo vai a mettere? Lo vai a mettere su questo fondamento, perché se noi non torniamo alla voce di Dio, noi possiamo correggerci soltanto a livello umano, diventiamo corretti ma non diventiamo santi. Perché? Perché il cammino della santificazione è basato su un lavoro di purificazione, camminando su questa via nuova e vivente, la cava. E questa via passa per le vallate, cioè ci fa fare la stessa via che ha fatto Gesù. Eh sì, perché sono come quando la scrittura, se non sbaglio Pietro, dice di conoscere le sue sofferenze. Come faccio io a conoscere le sue sofferenze? Egli mi fa passare per quelle circostanze che mi fanno un po' meglio comprendere quello che Gesù ha passato per noi. Vedete come il Signore, perché noi diventiamo un popolo di sacerdoti, perché passiamo la stessa via che ha passato Lui, e perché siamo anche dei re, o possiamo diventare anche dei re, perché passiamo per le stesse glorie, cioè per le stesse liberazioni che ha passato Lui, morte e resurrezione.
Vedete? E quindi quando avviene questo, cosa succede? Capiamo che noi abbiamo la pace e la riconciliazione. Perché pace è sinonimo di armonia. Se non c'è pace, c'è qualche disarmonia. Se c'è qualche disarmonia, è perché non c'è pace. È chiaro, eh? Non è difficile. Ora, se io sono riconciliato a Dio, cosa succede? Che mentre c'è una differenza con il riposo, molti pensano che sia la stessa cosa. E quante volte si è detto, fratello, riposa nelle promesse del Signore. Noi dobbiamo imparare a riposare nelle promesse. Bene, allora, tu vuoi sapere qual è il segreto per riposare? Che prima ti devi riconciliare. Perché senza riconciliazione non c'è riposo, non esiste il riposo. Non esiste il riposo. Tu non puoi stare sereno se c'è la guerra. Vedi? Quando stai sereno? Cioè quando ti riposi? Quando tutto è messo in ordine, allora ti riposi. Ma se c'è qualcosa che urta, tu non puoi riposarti. Perché c'è qualcosa che infastidisce quel riposo. Allora prima c'è la riconciliazione. Tu ti metti d'accordo, sei in accordo con Dio. Quando sei in accordo, allora di conseguenza avviene il riposo. E questo riposo è quella situazione nella quale Dio ci vuole pian pianino introdurre affinché noi compiamo questo cammino su questa via vivente per arrivare non più soltanto a una giustificazione, perché l'abbiamo già ricevuta, perché uno ha già pagato per noi, ma noi arriveremo alla giustizia. Capite? Non più giustificato, o attenzione, sempre giustificato. Dico, non solo, mi correggo, non solo giustificato, ma giusto, divenuto giusto attraverso questo lavoro. Cioè Dio, attraverso la giustificazione, ciò che Dio ha operato per me, al posto mio, e ha acquistato tutto per me, mi ha dato la possibilità di essere ingaggiato in questa via nuova, essere lavorato, passare le sue stesse sofferenze, eccetera. Ok, la via del figlio dell'uomo, per poter essere lavorato e affinché quella giustificazione in me divenga giustizia. Amen. È chiaro questo? Perché dopo leggiamo qualche cosa. Guardate che cosa dice qua Matteo sul riposo. Notate il gioco dei verbi. Matteo 11, questo è un verso che conosciamo tutti. C'è un verso famosissimo che tante volte si dice, no? 11, se non sbaglio, vabbè, 28, dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. La differenza qual è? Non è nei verbi? Giustificati per fede, e quindi non per opere, non perché sei giusto, giustificato per fede. Hai, non avrai, hai pace con Dio. Prendete su di voi il vostro giogo e troverete riposo, vedete? Perché prima è implicita una riconciliazione. Ecco perché Isaia già diceva, venite, o dice andate alle terre, riconciliatevi con Dio, perché fin quando tu non ti riconcili veramente con Dio, cioè non significa soltanto nell'ambito della giustificazione in vista di una nuova nascita, ma anche dopo la nuova nascita, cioè nel cammino, devi essere in pace con quella via vivente, è viva, non puoi essere in disaccordo, perché se sei in disaccordo, tu entri in contrasto e tu perdi il riposo. Come fai? E se tu hai perso il riposo, sei una persona sconfitta, sei in balia delle onde, tutto ciò che il diavolo ti butta addosso, tu sei in balia. Ecco, non hai riposo. Ma quando trovi il riposo? Quando tu hai capito che ti devi riconciliare, devi ritornare a essere amico di quella via che ti lavora. E non devi scappare più. Devi sapere amare quando il Signore ti colpisce con il suo scalpello. Quando dice non abbandonare, dice non disdegnare la riprensione, egli castiga e flagella, che termini forti,
Quando uno dice Dio è amore, Dio è amore, castiga e flagella i figli che egli gradisce, che egli ama. Vedete, fratelli, quando noi usciamo fuori, cioè, in qualche cosa della nostra vita, perché dici, ma io sono già, cioè, ho già ottenuto la nuova nascita, no? Ebbene, allora, per te significa, non significa che ti devi riconciliare con Dio nel senso che stai entrando nel regno, ma tu ci sei già, bene, allora, in base a come cammini, devi stare attento se in qualche area della tua vita c'è qualche cosa che, in cui tu non sei in pace con Dio. E allora in quella zona non hai il riposo, scordatelo. Non esiste un riposo comprato. Se vuoi riposarti, ti devi prima riconciliare, fare pace. E quando entri nell'armonia di Dio, allora la conseguenza sarà il riposo. Vedete, perché Israele non ha conseguito il riposo? Anche in figura, perché non era il vero riposo, però dice anche nell'ambito della figura, perché non l'ha conseguito? Dice perché non ha assimilato per fede la parola, perché ha disubbidito alla voce di Dio, vedete, e ai comandi di conseguenza, vedete? Ecco, quindi ecco il perché si perdi, non entri nel riposo. E se non entri nel riposo, come dire, quella zona della tua vita, tu hai perso il controllo di quella parte di te. E il diavolo attraverso quella parte può, non dico dominarti, ma ti può dare grossi problemi. Perché non avere riposo significa avere agitazione. È così. Quindi il gioco, vi ho letto questo per il gioco dei verbi, giustificati... per fede abbiamo pace con Dio. Venite a me voi tutti e troverete riposo. Venite al Signore, no? Andiamo al Signore, impariamo a metterci in linea con Lui e allora troveremo riposo. Perché il riposo è la conseguenza di una riconciliazione. Se io non sono riconciliato col mio fratello, non posso stare in riposo, non siamo in riposo, né io né lui. Ma quando ci riconciliamo, allora entriamo nel riposo, è la stessa cosa. Ecco, poi volevo leggervi in Malachia, guardate cosa, che bello questo. Questo dà forza, cioè il significato, no? Il significato di quello che Dio fa dentro di noi in questa riconciliazione come essendo questa via, abbiamo detto nuova, questa via nuova fa nuovo anche noi. Guardate, cioè, guardiamolo sotto questo profilo. Malachia 3, tanto lo conoscete pure questo verso, è bellissimo. Dal versetto 16 dice: allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati. Cosa abbiamo detto prima? Ascoltare la voce di Dio, avere un dialogo, ok? L'uno all'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato. È un libro di ricordo. È stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Amen. Cioè Dio scrive una vita nuova in te. La tua vita è un libro nuovo che Dio pagina per pagina scrive cose nuove nella tua vita. Vedete? Come dire, prima era un libro in cui erano scritte molte stupidaggini nella mia vita. Ma da quando io sono entrato in questa via nuova è vivente, il Dio passo dopo passo, man mano che mi va a lavorare pagina dopo pagina della mia vita, egli scrive una nuova vita nella mia vita, scrive le sue belle cose dentro di me. Ed è per questo che Paolo dice: noi siamo come lettere aperte, e quindi le persone leggono. Cos'è che leggono? Leggono quello che Dio ha scritto di nuovo, ok, e di vivente dentro di noi, conseguenza di camminare in questa via. E Dio scrive nella nostra vita una vita nuova, scrive cose nuove dentro di noi. Beh,
Una nuova vita, una nuova prospettiva, qualche cosa di nuovo e di vivente, sono due termini potenti e meritevoli di essere per Cristo e per la Chiesa. Nuova, novità di vita e anche vivente. No, semplicemente un comandamento messo lì morto, che dobbiamo ubbidirlo per dovere, oppure per paura della morte. No. Perché sempre negli Ebrei ci dice che noi non serviamo più in vecchiezza di lettera, vedete, vecchiezza, ma in novità di spirito, per via di una vita, in virtù di una vita vivente, indissolubile, non si spegne. Queste sono le due caratteristiche, novità di vita e una via vivente. Una vita vivente, parole viventi sono incise dentro di te. Perché? Perché tu parli con l'altro e l'altro è Cristo che si è fatto come te. Allora Dio vede questo, vede che tu parli con la parola di Dio. Dio vede, lo Spirito vede dentro di te che tu ubbidisci, ami la parola di Dio vivente. E allora Dio cosa fa? Scrive dentro di te una nuova vita. E tu, man mano che cammini in questo percorso, in questa via nuova e vivente, Dio ti fa diventare come suo figlio. E allora vedete, capita a pennello quello che dice qua in Giovanni. Leggete cosa dice qua in Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, se non sbaglio, dice, allora, dal versetto 4 leggiamo, anzi no, leggiamo dal versetto 3, dice, quindi primo Giovanni 3:3, e chiunque ha questa speranza in lui, purifichi se stesso, come egli è puro. Come abbiamo detto, chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Eccolo qua, il nuovo sacrificio. Melchisedec che ci ha liberati, Melchisedec nel senso lui rappresenta Melchisedec, che ci ha liberati dalla possibilità di essere noi a prendere qualcosa e portarla a Dio, ma lui ce l'ha portata a noi, ok? Quindi voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i nostri peccati, e in lui non vi è peccato. Chiunque dimora in lui, cioè che cammini in questa via, non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto, fratelli, ok? Non dategli un senso scontato alle parole. Né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. È importante il fatto che questo verso incominci così. Dice, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto. Ah, qua adesso uno che potrebbe dire, ma come, mi hai detto, giustificati per fede. E qua dice, chi pratica la giustizia è giusto. Non dice è giustificato. Perché? Perché qua Giovanni sta parlando della fine del processo. A cosa mena la giustificazione? A essere giusto, cioè a praticare la giustizia. Ma perché? Perché tu camminando in quella via, egli ti lavora, ok? Ti lavora e poi egli appare da te. Perché? Perché ha scritto sopra di te che cosa? Un libro di ricordanza, ha scritto le sue parole, scalpellandoti ha scritto le sue parole, ha trasmesso la sua immagine a te. E allora tu pratichi la giustizia perché Dio scrive dentro di te cose nuove. Questo è il lavoro della giustificazione, cioè la giustificazione è in vista di questo lavoro. Quindi qua dice Giovanni, non vi illudete, vedete? Perché dice non vi illudete? Perché molti hanno preso il concetto giustizia in un modo sbagliato, come per dire, come quando si dice, hanno fatto abuso, ok? Hanno fatto abuso di quello che Dio avrebbe fatto per noi, come tanti fanno abuso della grazia di Dio. Quando Paolo dice, peccheremo noi perché la grazia è sovrabbondata sul peccato? Così non sia, non fate abuso,
Ecco quel discorso, non vi ingannate. Quindi non rimaniamo, per esempio, io penso che qua non sia tanto il discorso per noi a livello prima della nuova nascita, perché credo che siamo nati di nuovo e che ci stiamo incamminando, ma non rimaniamo nell'ottica che perché siamo giustificati ci appisoliamo, dice ma sì, tanto basta questo per fede, no. Per fede tu sei giustificato e sei riconciliato affinché Dio, tu parli con la parola di Dio vivente che è la tua via e Dio scrive dentro di te cose nuove ed egli ti fa diventare giusto. Praticate la giustizia, lo dice anche Paolo in altri passaggi. Fratelli, io ho concluso, che il Signore ci possa veramente benedire e dare grazia, cioè di incamminarci in questa via che mi piace molto, via vivente, vivente, nuova e vivente. Cioè tu stai camminando su un territorio vivo. Ecco il perché diceva Dio a Mosè, togliti i calzari, perché il suolo dove stai è sacro. Vedete, dobbiamo imparare a perdere il nostro modo di camminare. Vedete, se vogliamo stare a contatto di quella voce e sopra quel suolo. Vedete che Dio ci benedica, fratelli. Amen. 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 Amen.